La domanda è: chi andremo ad aiutare in questo momento? Direi non Samara, che è arrivata molto tardi. Direi che potrebbe essere il momento di aiutare Mordin. Mordin, e per arrivarci passeremo magari a uno di questi incarichi. Mi sembra un buon piano. E quindi pianifichiamo il nostro Il suo viaggio. messaggio per lei, comandante. Grazie, Kelly. Andiamo. Ed eccoci qui nel sistema Fortis. Ebbene, in realtà ci siamo un po' allargati perché per aiutare Mordin e poi anche Grant, in realtà, sono entrambi lì. Ci siamo un pizzico allontanati, ma va bene così. Volevo comunque fare una missioncina di queste più semplici, si spera almeno, e per illustrare la miniera abbandonata. Allora. La scansione superficiale indica possibili forme di vita aliene all'interno della struttura mineraria, segni di vita anomali rilevati. Ubicazione del personale della struttura ignota. E atterriamo. Ah, finché si sta senza Firewalker va tutto bene. Davvero, ho ancora de degli incubi a pensare a quell'arnese. Veramente infernale. Ora abbiamo qui un nuovo abito, attenzione, cambia aspetto e prenderemo. Beh, presto prenderemo sia Mordin che Grant, quindi li escluderei dall'equazione. Prenderò Samara e Tain. Perché no? E sì, non ho cambiato il mio potere. È vero, l'ho totalmente dimenticato. Quindi, però, aspetterò ancora. Qui abbiamo due punti che non ci facciamo nulla, perfetto. E dovremmo stare a posto con le armi, credo. Abbiamo il Locust, il Mantis, lui hai due opzioni. Preferisco comunque il Mantis, cioè il Viper aveva tutti questi colpi a ripetizione, fuoco rapido. Boh, diamogli il Viper, almeno c'è un po' di diversità. Almeno tanto io ci penso a fare i singoli colpi. Adesso non stiamo facendo team sniper. E tu sul Vindicator abbiamo solo due opzioni ed era quello un po' più aggressive. Perfetto. Andiamo. Ah, mutanti. Ok. Se il nostro nemico dovessero essere realmente mutanti, ci conviene attivare un po' di poteri qui. Allora, qui mettiamo tutto quanto criogene. Non credo che sia realmente il caso, ma per ora facciamo così. E vediamo un po' che altro possiamo dire. Le munizioni dirompenti sono decisamente bersagli organici. E quindi ci va bene anche quello. Fantastico. Potremmo anche quasi andare bene. Adesso vorrei avere io le munizioni dirompenti. Sarebbe davvero utile. Là. Ne sento altri o era lui che stava morendo? Vorrei cercare di sprecare meno colpi. Due D'accordo. colpetti già bastano a congelarli. Dovrei cercare di non sprecare munizioni inutilmente se ci sono tutti questi mutanti. Iridio raffinato. Non che realmente ci servisse. Taglia immediatamente la corda. Sì, questo non era l'iridio raffinato. Questo era l'iridio raffinato. Quello era un messaggio. Sì, per ora utilizzare il fucile di precisione non credo serva, a meno che non ci sia qualcosa di più grande e pericoloso. Altrimenti la Locust dovrebbe fare al caso nostro. Ok, non mi stanno seguendo? Ok, ci Lo state, farò. bravi. Sì, vi ho chiesto gentilmente di seguirmi. Altro iridio.
Lì c'è uno che sembra molto più aggressivo. No, 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 scusate, devo di ucciderlo. Ma no. Subito. Perfetto, l'importante è capirsi. 600 e siamo a quota 1000. Sento dei rumori, sto cercando di capire. Appunto, se mi sei dovuto aspettare qualche sorpresa. L'abominio, l'abominio, signori. Quello sì che è pericoloso. Ne ho neutralizzato uno. Brava. Se adesso neutralizzi anche tutti gli altri, è ancora meglio. Attacco il bersaglio. Prendo la mira. C'è qualcun altro? Non mi pare. Il problema è che non ci stanno tanto munizioni, perché loro stessi purtroppo non hanno clip termiche. Questo potrebbe essere un... Ok, ce n'è qualcuna, stavo a dire. Potrebbe essere un problema se lo scontro dovrebbe estendersi troppo a lungo. Bypass! Oh, torniamo qui! Ombrello? Divaricatore, cerchietti. Divaricatore, circuito, cerchietti. E qui, circuito. Fantastico. Mi è stato consigliato dalla mia ragazza di chiamarlo Linette. Ma ormai divaricatore è diventato veramente... parte della serie, per cui non si torna indietro, non si torna indietro. Sento altri rumori di bestie che non vogliono tornare indietro. Iridio raffinato. Ci sono degli urli a volte più acuti, quasi come se fosse di un bambino. Lì ci sono... ok, possiamo far esplodere cose di lì. Contatto. Contatto dove? Chi? Dove siete usciti voi? Ghiacciatevi. Oh, amico! Raggiungi il mare. Colpo a segno. Preso, fantastico. Ok. Ne ho ucciso uno. Oh, abominio, quello è stato davvero buono da buttare giù. Quello era un target prioritario, direi. Allora, adesso prendiamo tutto. Controlliamo. Lì ci sono cose brutte, un attimo. Permesso, ragazzi. Registi della miniera. Scoperta macchina aliena. Oggi gli uomini di Smithson hanno estratto una specie di macchina aliena. Non avevo mai visto nulla di simile. Ho chiamato alcuni dei miei contatti, scoprendo quanto esiste. Scoprendo che... mi sto incrociando le righe. Scoprendo che esiste un mercato per questo genere di cose. A quanto pare alcuni quattro occhi della Controllo Rischi e l'Anus sono disposti a pagare un sacco di crediti per mettere le mani su uno di questi affari. Lungi da me privarli dell'occasione di pagarmi. Uno strano bagliore. Cooper e Jorgensen affermano di aver visto brillare quella dannata cosa aliena e che io sia dannato se voglio avvicinarmi a essa per smentirli. Non mi pagano abbastanza per espormi a strani manufatti alieni. Tuttavia devo ammettere che da quella stanza proviene un suono dannatamente dolce. Li stava attirando. C'è qualcosa di diverso. Questo mi fa tanto... Dead Space. Cooper, Jorgensen e gli altri non stanno bene. Io stesso non mi sento molto bene. Se resto vicino alla macchina mi sento meglio. Non sono certo di volere che quelli dell'Elanus la prendano. Credo che dovrebbe restare qui tra noi. E quindi per qualche... è un tipo diverso di mutazione in mutante questo, quindi. Non sono stati messi... beh, più o meno impalati come siamo abituati a vedere. Shepard, rilevo un'intensa fonte aliena all'interno delle miniere. Sembra che tale dispositivo sia l'origine dei mutanti. Probabilmente distruggerlo li fermerebbe. Ma quanti sono? Quant'era questo equipaggio? Uno in meno di cui preoccuparsi. Ok, ragazzi, tu che vi ricongelo. Andate, bravi, bravi. Affermativo. Mi stai dicendo che non si fermano finché non distruggiamo quell'affare? Ok, questo potrebbe essere un problema. Questo potrebbe essere un problema. Possiamo passare da sopra? Venite con me. Venite con me. Oddio, venite davvero con me. State venendo? Di qua? Sono con te. Oddio, oddio, oddio. Qui c'è altra roba. No. Ok, abbiamo solo fatto un aggiramento di qualche tipo. Ok, no, dobbiamo andare oltre. Dobbiamo superare tutti questi mutanti, altrimenti non ne usciamo.
Aiuto, 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 aiuto. Via. Ok, un attimo, cambiamo arma. Mi stanno menando, mi stanno menando. Oh, aiuto, oddio. Ok. No, gli sto troppo vicino. Gli sto troppo vicino. Ok. Spero che faccia qualcosa quel colpo, ma ho dei dubbi. Allora, cambiamo arma e torniamo sul cecchino. Là. Ma sto facendo dei danni a qualcosa? Come diavolo la fermiamo questa roba? No, non dovete andare là. Non so a cosa dovrei sparare, quello è il problema. Allora, via, via, aiutatemi. Ah, bomba. Ce ne sono altre. Ok, ora ho capito a cosa dovevo sparare. Pensavo fosse più facile. Era comunque pieno di equipaggio a quanto pare. Distrutto il dispositivo di indottrinamento dei razziatori. Un po' di esperienza, un po' di soldi. Va bene, iridio, e buono così. In realtà è stato abbastanza veloce, che potrebbe quasi spingermi a fare un altro piccolo incarico prima di aiutare Mordin. Potrebbe essere cosa buona e giusta in realtà. Quindi facciamolo. Allora, intanto direi di andare subito al portale e pianificare un salto. Noi dobbiamo andare qui, Tuchanka. Prima, vediamo qualcosa. Distruggi base del branco sanguinario, è una delle ultime che abbiamo trovato. E anche questa potrebbe essere cosa buona e giusta. Quindi, dov'era? Su Zadaban. Le scansioni mostrano una rozza base sulla superficie del pianeta. Le comunicazioni corrispondono ai protocolli del branco sanguinario. Rilevate numerose tracce di forme di vita corrispondenti alla genealogia Vorcia. Le risorse materiali contenute nella base corrispondono, secondo i nostri dati, alle componenti necessarie per la fabbricazione di armi. Aspettate, stavo per fare un'altra volta lo stesso identico errore. Non ho modificato il mio potere. Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato. Ok, adesso lo vado a controllare, gentilissima. Potenziamenti, no. Prototipi. Cambia poteri. Riassegnare i punti dei poteri. No. Addestramento avanzato, ricerca. Ricerca. Allora, possiamo prendere munizioni dirompenti, deformanti, granata, granate. Proviamo queste munizioni dirompenti. Perché noi abbiamo comunque delle munizioni che ci aiutano anche contro gli scudi, abbiamo qualcosa che congela, ma qualcosa che faccia dei danni devastanti, ci manca. Munizioni dirompenti, prendiamo, perforante che faceva, danni a corazza e salute, generico, ok. Dirompenti, scegli. Quindi, su squadra, noi abbiamo qui, possiamo dargli comunque un punticino in più. Ok, lo proveremo. Per esempio, contro i mutanti sarebbe stato davvero utile. Ok, che anche rallentarli è cosa buona e giusta. Ma voi mettete rispetto a direttamente ucciderli? Se ci vogliono pochi colpi per ucciderli. Ma come? Ma vi è appena detto che c'era un messaggio? Oh, vedi che ci sta. Un aggiornamento sul ragazzino. Capitano Bailey, SSC. Ehi, Shepard, volevo solo farti sapere che il piccolo Drell sta bene. Ogni cosa viene gestita in modo legale e lui sta lavorando per me. Mi aiuta a occuparmi di alcuni rifiuti negli agglomerati e magari darà una vita migliore ad alcuni dei ragazzini come Topo. Non è perfetto, ma dopo tutto, cosa lo è? Non so se il tuo Drell e il mio si parlano. Gli ho detto che la sua vita era troppo breve per non farlo, ma non so come l'ha presa. Buona fortuna per tutto, Bailey. Bailey l'ha presa veramente a cuore. Devo dire, ok. Perché aveva lui dei problemi con suo figlio, a quanto pare. Ma a questo punto spero che non sia morto suo figlio. Sarebbe qualcosa di brutto. Entra nell'orbita e atterra.
Anche i Vorch, mi pare che la maggior parte non avesse né barriere né corazze. Quindi, beh, però cambiamo un po' le carte in tavola, su via. È un bel po' che non prendiamo Kasumi. Ed è tantissimo che non prendiamo Jacob. Allora, io sono a posto. Jacob, hai 3 punti da dare anche su attrazione, per esempio. Kasumi, hai 3 punti. Tu hai granata accecante, che alla fine non era così bella. Rendi inermi tutti i bersagli nelle vicinanze. E continuiamo comunque qua, più che altro perché sono curioso di testarla. E un avversario inerme è anche più facile che si prenda un bel colpo di cecchino in testa. Fantastico. E le armi dovrebbero essere già a posto, credo. Ah, quello sono io. Ah sì, facendo, ho un Widow che è parecchio forte. Fucile antimateria, Widow. Ah, suona bene. Grossa fonte di energia dentro la base. Probabilmente distruggerla toglierebbe di mezzo l'intera struttura. Proprio andiamo sulla distruzione proprio pesante. Kalusk, avrai le tue risorse quando saranno pronte. Vuoi venire tu stesso a scavare queste rocce? Tutto sarà pronto per l'attacco. Se mi avessi procurato il Vorch in più che ti avevo chiesto, a questo l'avrei già finito. Salamul, quindi c'è qualcuno che sta coordinando i Vorch. Pare abbastanza evidente. Di qua credo non ci sia assolutamente nulla, vero? Me lo conferma anche la regia? Direi che sia una conferma. Dobbiamo andare di là. Vediamo già qualche nemico. Abbiamo contatto visivo con qualcosa? No. Un datapad e qualcosa da recuperare. Mi sto anche mangiando le parole. Devo dire, fantastico. È tutto un po' troppo silenzioso, in tutta onestà. Questo mi inquieta. Kalusk, sempre Salamul, ok. Ti rimando 2 dei Vorch che mi hai mandato, così potrai vedere tu stesso con che cosa ho a che fare. Ti consiglio di non fornire armi a questi idioti. Hanno una pessima mira, tipo gli Stormtroopers. Invece di colpire i bersagli farebbero saltare in aria uno dei tuoi generatori. Che è forse una delle cose che dobbiamo far saltare noi. Forse quando avrai capito con cosa ho a che fare, non sarai tanto ansioso di deridermi quando ti chiedo un po' di aiuto. E la musica sta cambiando? Risata? È un Vorcia. Ok, quindi noi abbiamo un nuovo potere. Coesione lo possiamo shiftare di qui. E noi abbiamo munizioni dirompente. Munizioni dirompenti attivate. Ci sarei riuscita anch'io. Ma io sono più bravo. Comunque stava ridendo da solo. E spero davvero che non gli abbiano dato armi. Non tanto perché. Ok. Ci sono anche soldati con corazza. Capisco. Divento Li abbatterò. Vai Kasumi, vai Kasumi. Bande. Sì, la maggior parte comunque appunto non ha nessun tipo di corazze. Quelli che li hanno magari. Ah, ok, facciamo un altro test. Corazza. Mi si sta smuovendo tutto. Non posso arrivarci. Il colpo in testa comunque suffice decisamente Ti anche con queste munizioni. Sento gente che sta soffrendo da qualche è piaciuto? parte. Magnifico. Kasumi, che stai. Hai fatto tutto da sola? Kasumi! No, per carità, cioè, apprezzo l'intraprendenza, eh. Non fraintendere. Solo che stai portando via tutto il divertimento. Kalusk, alcuni dei miei Vorcia sono scomparsi. Me ne servono altri se vuoi che il lavoro venga completato secondo i programmi. Non mi interessa come farai a procurarteli. Chiedi a Garm. Dovrebbe avere degli esemplari perfetti per lavorare in miniera. Esistono anche degli esemplari più idonei a lavorare in miniera? Sono meno avvezzi a far esplodere tutto quello che li circonda, forse? Potrebbe essere in effetti un requisito per lavorare in miniera. Sì. Ok. Andate da voi, non mi ci spreco neanche. Sì, anche con corazza non è un grande problema. Ora non posso.
Lo finite? Ehi là, buoni. Quello è stato un pizzico più aggressivo di quanto mi sarebbe piaciuto. Ci stai andando tu, Kasumi? Beh, ci stai dando fuoco veramente bene. Chi è che ha le munizioni che danno fuoco? Jacob, decisamente sì. Vabbè ragazzi, finitelo. Tu sei più pericoloso. Sei un piromane. E io sto finendo i colpi. Ok. Vai tu lassù, Kasumi. Li abbatterò. Ci arrivi? No. È inutile anche far esplodere quello? Ok. Che genio. Ora, sto finendo i colpi. Oppure no, perché lì c'è qualcosa. Tipo una clip termica. Ok. Dimmi. Ah. Speravo fosse una di quelle che valeva 2. Ma così non è stato. Purtroppo. Ora, quindi abbiamo 4 colpi in canna. Non moltissimi. Potrebbe essere il caso di cambiare molto, molto presto. O forse converrebbe già adesso. Abbiamo compagnia. Dove? Cosa? Ah, quello è Kalusk direttamente. Ok, un attimo. Qui è il caso di andare di. Buon viaggio! Aspettate, ma io sto utilizzando già. Incendiari di squadra, no? Dirompenti. Disgregatrici potenti. Ho tolto le disgregatrici potenti da qua. Ok. Va bene. Sto perdendo troppo tempo. Sono tutti miei. Esatto, gli scudi non è il top quest'arma, ma va bene così. Ok, ora che ha tolto gli scudi, ho rimesso questa. Va bene. Genio. A posto. E direi che è chiuso qui il discorso. Almeno con Kalusk, che era uno dei capoccia. Vieni un po' qui. Ora, cambiamo arma. Abbiamo solo un colpo e ci facciamo poco. Torniamo con la Locust. E mettiamo sempre le munizioni disgregatrici. Potrei farti esplodere. Vado. Oppure no. Dove vai? Dove vai? Ah, perché ho detto di farti esplodere. Ah, posso direzionarvi anche le esplosioni di quelli. Sì, solo che siete un po' lenti nell'esecuzione, temo. Allora, questi sembrano tanto. Diamo un'occhiata da vicino. Sembrano cose che potrei far esplodere e far crollare tutto. Era di questo che parlavamo? Siamo già giunti al capolinea? Beh, credo di sì, in tutta onestà. Noi comunque per sicurezza ci prendiamo un po' di munizioni. Venite qua, ragazzi, qui da me. Qui. Sto vicino. Sì, sì. Lì mi sembra un po' pericolosa la storia. Avrei capito. Tentare di farle esplodere rimanendo molto lontano. Evacua. Dobbiamo andare. Evacua. Evacua. Non correre sul posto. Evacua. Evacuare di più. Faccio essere così stanco già. Bene. Lo prenderò. Distrutta la struttura per la produzione di armi del branco sanguinario. Decimati i soldati Vorcia al branco sanguinario. Un po' di esperienza. Munizioni pesanti. Non mi ricordo neanche quando l'ho trovata. Fantastico. Un altro pochettino di soldi, veramente pochi. E questo era tutto. Andiamo subito a vedere il progetto per le munizioni delle armi pesanti. Dovremmo essere anche sulla buona via per finire il tutto anche lì. Credo. Or dunque. Nessun messaggio per lei, comandante. Grazie, Kelly. Ricerca qui. Armi? No. Non c'è sbloccato veramente nulla in realtà. Danni fucile a pompa. Prototipi? Ah, era qua. Prototipi.
Bonus del 60% della capienza delle armi pesanti. Potenzia tutte le armi pesanti. Ricerca subitamente, grazie. Qualcos'altro parrebbe di... no. Va bene, va bene. Poteva veramente andare molto peggio. Siamo a 4 di 5. Ok. Ora è il momento di andare su Tuchanka, direi. Abbiamo atteso fin troppo. Però ci stava ogni tanto farci qualche missioncina. E perché sto uscendo e sprecando benzina? Non penso sia benzina. Sto sprecando carburante, quantomeno. E riprendiamolo. Pianifichiamo il salto e andiamo. Zona demilitarizzata Krogan. Ed ora Tuchanka. Ok, crateri di bombardamenti, macerie radioattive, polveri soffocanti, distese salate, oceani alcalini. Tutto questo è Tuchanka, un pianeta che può supportare a malapena la vita. Migliaia di anni fa era un mondo lussureggiante illuminato dalla stella di classe F Aralak, una parola del clan Raik che significa occhio furioso. Con fitte giungle di piante che affondavano le radici in mari limacciosi e poco profondi, le creature lottavano brutalmente per evolversi fino al giorno in cui il pianeta fu sconvolto dalle tempeste nucleari, scatenate dalle nuove armi dei Krogan. L'inverno atomico che seguì fu una vera e propria era glaciale, che portò all'estinzione gran parte delle forme di vita vegetali. Negli ultimi secoli molti Krogan sono tornati sul proprio mondo natale. L'albedo ridotta ha causato un surriscaldamento globale, mi ricorda The Witcher. E per mantenere le temperature a livelli accettabili è stata costruita una tenda colossale al punto di Lagrange L1. Il pianeta è gestito dalla missione di smilitarizzazione forzata del Consiglio, MSFC, con l'ausilio di stazioni da battaglia orbitali. Avviso della MSFC. I visitatori di Tuchanka atterrano sul pianeta a proprio rischio e pericolo. La MSFC non provvederà a soccorrere i civili minacciati dall'attività dei clan. Avviso per i visitatori. L'ecosistema di Tuchanka è letale. Quasi tutte le specie native hanno uno stile di vita predatorio e le forme di vita vegetali rimaste sono carnivore. È vivamente sconsigliato avventurarsi oltre le aree sorvegliate e non vedo proprio perché dovrei venire qui, cioè... Se ho la mania del safari, vado a fare da un'altra parte comunque. Ci sono 2.1 miliardi di esseri viventi, popolazione. Capitale Urdnot. Guarnigione della MSFC 2400 nelle stazioni da battaglia orbitali. Atterriamo in questo posto così ospitale. E potremmo andare direttamente con Mordin e Grant? Tanto dovremmo aiutare loro. Possiamo direttamente scendere con loro. Certo, non sono il duo migliore. Sarà che mettere insieme un Krogan e un Salarian di per sé pericoloso, ma ok. Accettiamo. E vediamo anche... È un po' che non li prendiamo, i cari ragazzi. Per cui... Abbiamo... Qui... poco altro da darti, per il momento. E Grant... Nulla da darti. Fantastico. E andiamo. Immagino che qui ci saranno altri mercati e cose da comprare, per cui non abbiamo soldi, però. Ricordiamoci di dare la priorità ai medium. Ma se trovo cose che costano poco, già lo so che le comprerò subito. Quelle almeno sì. Tuchanka. Allora, abbiamo già un reclutatore del branco sanguinario, la nostra dritta. Esattamente. Un secondo. Umano. Sì. Vi ricorda qualcosa il Urdnot? Che ti avevo detto, tesoro? Non è bellissima? Lontana da tutto quel rumore tecnologico. Già. Comunque mi sembra un po' sporca. Aiuta a forgiare il carattere. E chissà come... come questo Krogan vede a questa Asari. Forse la vede molto simile a un'altra Krogan. Molto interessante tutto questo aspetto, che ancora non mi è chiaro. Anzi, se voi avete qualche intel su questo, sul modo in cui le razze vedono le Asari, qualcosa di più concreto, assolutamente ditemelo, che sono molto molto curioso. Ora, ci stavano chiamando, appellandoci ad alieno.
Il capo clan vuole vederti. Tieni il tuo cucciolo in calore al guinzaglio. Fagli affrontare il rito al più presto o abbattilo. Il rito? Sai cos'ha che non va? Di cosa ha bisogno? Non ha niente che non va. Va a parlare con il capo clan. Come fai a sapere già che non ha fatto il rito, soprattutto? Qualcosa di così evidente? Ti hanno chiamato cucciolo. Stai abbozzando stranamente. Aspettavo un qualcosa di più aggressivo da parte tua. Porta i tuoi affari dal capo clan e tieni il tuo cucciolo in calore. Ok, ok, a posto. Fammi passare. Ho degli Come siamo aggressivi pure noi. Vabbè che forse con i Krogan la tecnica migliore è quella di essere aggressivi per primi. Perché chi è aggressivo per primo è aggressivo due volte. Non era così che funzionava, vero? Mappa. Abbiamo un mercante solo. Il che mi fa sorridere, cioè, Sebastiano, ma io sono felice di non vedere troppi mercanti, perché già mi sento molto indietro sulla curva per ottenere il denaro che mi serve per comprare tutto. I rapporti del clan Urdanot utilizzano una cifratura debole. Nei registri del capo dei ricognitori vedo riferimenti a un Salarian catturato. Bene, parla con i ricognitori allora, o con capo, entrambi accettabili. Inoltre, non sono riuscita ad accedere ai registri medici locali. Consiglio di chiedere aiuto al capoclan del luogo riguardo al problema di Grant. Ok, lo faremo. Sto facendo. Quindi è strano che uno non voglia che ci siano pochi mercanti. Cioè, io sono felice di trovare cose nuove e belle. Il fatto è che costa tutto troppo e poi mi sento in dovere di doverle prendere, perché sarebbe veramente male non farlo. Tuchanka parla con Grant. Eri qui la settimana scorsa, quando il campo delle femmine ha mandato... Il campo delle femmine? No. Sono separati? Mi stavo occupando di un attacco di Varren. Perché? Qualche guerriero promettente? Sì, certo, sono forti. Un giorno faranno a pezzi i nostri nemici. O forse anche i vostri amici. Sapete com'è. Allora, con calma. Qui già stiamo in quest'area a destra subito. Qui dove sta lo sciamano, lì c'è un trono e qui abbiamo il laboratorio. Capo dei ricognitori. Ok, avremo un po' di cose da vedere. Ho visto quel servizio speciale su Extranet. Ma si può anche passare il cervello. Qua su. Vuoi uscire a caccia o a riparare qualcosa se non sai cacciare? Cosa abbiamo qua su? Non hai le sì, qui si picchiano. Hanno le Galactic News. Il virus che ha colpito i Mech di tutta la galassia è carino. Il prodotto di un impianto meccanico della AIM. Ambasciatori dei Nakmor. Torna indietro, umano. Anche se sono un ambasciatore della mia gente, non significa che io debba parlare con quelli come te. Non credere che avere con te questo cucciolo Krogan ti renda degno del mio tempo. Tutti sanno che è un cucciolo. Vattene subito, prima che le mie guardie decidano di cacciarti via. Sarebbe un errore. Mi sembri un Krogan con una certa esperienza, ambasciatore. Lo sono. Allora saprai bene chi sono e sarai consapevole di cosa succede a chi mi si State indietro, uomini. Comincia a piacermi questo umano. Sono l'ambasciatore del clan Nakmor, inviato agli Urdnot. Siamo un piccolo clan situato nelle distese Kraddak. Ok, non so perché siamo venuti subito a parlare con te. Normalmente non credo sarebbe successo, ma... Ok, cosa ci fa qui il tuo clan? Cosa vuole il clan Nakmor dagli Urdnot? Il capo clan Vrex ha richiesto... Vrex, esatto. Lui e il clan Nakmor parlano di un'alleanza più permanente. Vrex. Con il nostro aiuto, gli Urdnot potranno riunire gli altri sotto il proprio stendardo e unire veramente Tuchanka. Allora avremo l'occasione di combattere battaglie più... Quella che è sempre stata un'utopia, unire i Krogan. Se i Nakmor sono un piccolo clan, cosa impedisce ai clan più potenti di distruggervi? Siamo il clan del grande signore della guerra, Nakmor Kral, che affrontò e sconfisse plotoni di Turian. La maggior parte dei clan porta rispetto verso il nostro antenato. Chiaro. Pensavo che tutti i Krogan volessero essere guerrieri. Cosa porta un Krogan a diventare ambasciatore? Hai meno di quanto credi, umano. Un diplomatico Krogan deve rappresentare la forza della sua gente, o il suo clan apparirà pronto a essere conquistato. Quindi adesso è un gran guerriero? Sono arrivato in cima al mio clan grazie ai massacri, umano.
parlo con l'autorità di un guerriero. Ok, capito. Devo andare. Sono certo che c'è bisogno di te da qualche parte. Da un sacco di parti, infatti alcuni direbbero che stiamo perdendo un sacco di tempo. Vattene, alieno. Non parlerò a nessuno dei nostri riti, a meno che non sia il capo del mio clan. Ok. Mi piace che mi chiamino alieno, in effetti. È quello che sono. Va via. Il rappresentante del clan delle femmine non è costretto ad ascoltare degli alieni. Il rappresentante del clan delle femmine? Sei tu o è... No, non lo so. Ho delle difficoltà con il sesso di genere, comunque. La distinzione di genere dei Krogan. Il presidium della cittadella ha nel bel mezzo una grossa statua di un Krogan. Non ho nessuna intenzione di piazzare qui una dannata statua Azalis, è questo. Ok. Non essere idiota. Loro... Allora, parla con Grant. Questo sarebbe il grande pianeta natale dei Krogan, la patria di Kredak, Shi'Agur e Viol. Tipo. Questo pezzo di roccia non vale niente. Non avrei mai pensato che mi sarebbe mancata la mia vasca. Ah, sei molto pragmatico, devo dire. Il che non è che mi dispiaccia, eh. Arena della stazione, si può osservare lo scontro, ma... come facciamo ad arrivare lassù? Da qua, direi. Alt, devi aspettare che il capoclan ti convochi. Lui è... Sai bene cosa richiede la tradizione. Il clan Urdunot deve rispondere. Le tue riforme non passeranno incontrastate. Rischi di apparire debole in un momento critico. Mm-hmm. Ti basta? Caro mio. Permesso. Avevi dovuto portare anche Garrus per la rimpatriata, lo so. Mio. Hai una bella cera per un morto, Shepard. Devo immaginarlo che lo spazio non poteva fermarti a lungo. Ne è passato di tempo davvero. Sembra che dopo avermi aiutato a distruggere Saren e i Get, tu ti sia sistemato bene. Lieto di non averti dovuto combattere a morte su Virmair. Esatto. Ah, tu hai reso possibile la rinascita degli Urnot. Virmair è stato un punto di svolta per i Krogan, anche se non tutti ne sono stati felici. Distruggere la cura per la genofagia di Saren ci ha liberati dalla sua manipolazione. Ho sfruttato la cosa per convincere i clan a unirsi sotto gli Urnot. Hai abbandonato molte tradizioni per fare a modo tuo. È pericoloso. Ecco. Pure questo. Ho interpellato Uvenk. Porterò il tuo clan alla gloria, che gli piaccia o no. Che gli piaccia o no. Fantastico. Ora, Shepard... Cosa ti porta qui? Come sta la Normandy? Distrutta male. Distrutta in un attacco a sorpresa dei collettori. Sono finito nello spazio. Beh, mi sembri in forma. Ma i benefici di un sistema nervoso ridondante. Tipo. Ma gli umani non ce l'hanno. Ah, deve essere stato doloroso allora. Esatto. Comunque sei qui e hai una nuova nave potente. Mi riporta ai vecchi tempi. Noi contro l'ignoto. A ucciderlo. A ucciderlo, cos'è il mio pensante? Uccidiamo l'ignoto. Fantastico. È pure dell'ignoto? No, io l'ignoto lo uccido. Sembra che tu abbia in mente grandi cose per i Krogan. Stiamo creando un campo neutrale in cui tutti i clan siano i benvenuti. Potremo condividere tra i vari clan le femmine fertili. Rafforzeremo l'intera specie. Sono convinto che anche le femmine saranno felici. Ciò che ci rende forti non durerà. Forse fino ad allora sei fortunato ad esserne parte. Cosa c'è di tanto importante nel mantenere dei clan individuali? Ogni clan ha costumi diversi, riti di passaggio, regole comportamentali, canti di guerra, tutti unici. È tale diversità a renderci grandi. Nessun clan, nemmeno il mio, può sopravvivere da solo. Ma il tuo è dominante, sì. Comunque è un approccio un po' agli antichi romani. Quello degli Urdnot è il clan principale. Questo non rende primaria la vostra cultura? Per ora, ma ogni clan ha un suo patrimonio unico. Gli Urnot hanno i tattici migliori. I Jorgal vantano la discendenza più antica. I Gathatog vivono nei primi insediamenti. Tutti gli altri hanno dei punti di forza. Se continuiamo così,
I clan finiranno in dei crateri sotto una caligine nucleare. Persino gli Urnat. Dobbiamo cambiare il nostro pensiero, iniziare da capo. Sì, veramente. La cosa che gli antichi romani poi dicevano, per esempio, vi diamo il diritto di professare qualsiasi religione, a noi non interessa, finché non toccate la nostra. Nel senso, la loro era comunque la più importante. Per te Urdrot è qualcosa di simile? Cioè, tutti hanno qualcosa di importante, unico e bellissimo, ma l'importante è che gli Urdnot rimangano, oppure sei più democratico? Come fate a mantenere la sicurezza con tanti clan diversi nello stesso luogo? Qualsiasi clan disposto a mandare degli ostaggi può entrare. Non sono permessi scontri nel campo. Ogni clan punisce i propri criminali. Fermiamo ogni conflitto prima che qualcuno muoia. Poi offriamo una semplice scelta. Paga una penale e occupati dei tuoi problemi. Oppure il tuo clan non sarà più il benvenuto. Sì, è sensato, dai, ci sta. Non sembra troppo severo per gli standard dei Krogan. Gli alleati degli altri clan apprezzano ciò che sto facendo. Mi aiutano a convincere gli scettici. Molti vogliono un cambiamento. Ogni volta che ho dichiarato non benvenuto un clan, i miei alleati lo hanno distrutto. Le voci corrono. Beh, sì. Questo pure è molto Krogan. Ok, condividere le femmine, esattamente questo mi rende un po' come lo stato comunista. Sì, sto facendo un po' troppi parallelismi, lo so, ma il comunismo anche delle donne, anche se le donne non sono un bene, sono degli esseri pensanti, però la condivisione di tutto, l'esperienza ci insegna che è davvero un'utopia. Come funziona qui? Forse con le vostre problematiche di accoppiamento le donne stesse sono quelle che per prime vogliono accoppiarsi il più possibile? Un po' istintivo come comportamento, più che razionale, però può darsi. Cosa ne pensano di questo piano le femmine del clan Urdnot? È stata un'idea del capo del nostro clan femminile. La zona neutrale è sicura e incoraggia altri clan femminili ad allearsi con noi. Qualsiasi attacco contro gli Urnot ora mette in pericolo le femmine di tutti i clan. Persino i clan che vogliono vedermi morto difenderanno il clan Urnot. Molto intelligente. Le vostre femmine hanno una propria struttura a clan? Non c'è niente di più prezioso di una femmina fertile. Lo sappiamo noi, ma lo sanno anche loro. Si isolano per la loro stessa sicurezza. Noi lavoriamo assieme per formare delle alleanze per procreare. Non posso fare quasi niente senza l'approvazione del capo clan Uta. Oh, ok. Interessante. È un progetto ambizioso. Come sta andando? Meglio di quanto temessi, peggio di quanto sperassi. Ok. Non può continuare. Stai andando contro tutto ciò che ci rende forti. Niente, lui continua. Torniamo a noi. Spero che funzioni bene per la tua gente. Ma torniamo al motivo della mia visita. È raro che un alieno ottenga il permesso di fare affari su Tuchanka, ma tu sei un'eccezione. Sto cercando un Salarian. È stato catturato dal branco sanguinario e portato qui. Il comandante dei miei ricognitori ti aiuterà. Si sta esercitando al perimetro. Non fargli perdere troppo tempo. Mi serve una vigilanza costante sugli altri clan. Ok. Ho un Krogan in squadra. Ha una qualche malattia e gli occorrono delle cure. Beh, non è proprio una malattia, a quanto pare. Gli manca il rito. Da dove vieni, ragazzo? Il tuo clan è stato distrutto prima che potessi insegnarti cosa ci si aspetta da te. Non ho nessun clan. Sono stato creato artificialmente dal signore della guerra, Okir, usando i geni di Kredak, Moro, Shiagur. Parli di signori della guerra, ma sei solo il prodotto di una siringa. Lo immaginavo. Sono un puro Krogan. Dovreste esserne stupiti. Okir è un nome molto antico. Un nome molto odiato. È morto. Naturalmente, sei insieme a Shepard. Come potrebbe essere ancora? Giustamente. Ho bisogno che Grant si rimetta in fretta. Che cos'ha che non va? Non ha assolutamente niente. Sta solo diventando pienamente adulto. Ah, rituale di pubertà. Comune tra specie con stimoli riproduttivi guidati da ormoni. Non mi interessa come lo chiamino gli alieni. Per i Krogan è il rito di passaggio.
Stai esagerando, Vrex. Il tuo clan sarà anche al potere, ma questa cosa non è un Krogan. Oddio. Idiota. Allora, Grant, desideri entrare negli Urnat? Beh, in fondo dirò che deciderà lui, Jarosoma. Cosa richiede questo rito di passaggio? Non spetta a me dirlo, Shepard. Ve ne parlerà lo sciamano. Lo sciamano, ok. Accetterai un clone? È evidente, Vrex è un ragazzone di ampie vedute. Cosa succederà se non si sottopone a questo rito di passaggio? Se restasse qui, verrebbe ucciso. I senza clan non sono rispettati. Ancora meno un Krogan artificiale. È la sua disposizione naturale, rito o meno, il suo essere Krogan. O'Kir non te l'aveva detto in quella vasca, ragazzo? Va bene, deciderà lui, ovviamente. La scelta è sua. È nel mio sangue. È ciò per cui sono stato creato. Bravo, ragazzo. Parla con lo sciamano. Lo troverai al secondo livello. Fagli una buona impressione e ti avvierà lungo il cammino. Anche tu, Shepard. Quante volte sei finito nei guai per il tuo equipaggio? Ma ve lo meritavate. Ok. Vieni con noi, ci provo. Ma so che non sarà mai così, vero? È bello rivederti, Vrex. Sicuro di non poter venire con noi? Vorrei davvero, ma devo tenere in riga queste teste di legno. Buona caccia, Shepard. Lo immaginavo. Parla con lo sciamano. Sì, lo stiamo per fare. Vorrei giusto vedere un attimo qual è la situazione qui. Intanto vediamo un attimo l'arena della stazione. Ha una bella scommessa, umano. Oppure no. Hope bianco-blu o il Varren rosso e marrone. Ah, posso scommettere? Nessuna scommessa, grazie. Non voglio fare scommesse sui... Cioè, in effetti è proprio una cosa barbara da guardare. E avrei vinto perché avrei puntato il rosso e il marrone, ma... Ok. No, non voglio davvero mettermi a fare scommesse di questo tipo, grazie. È una cosa che ritengo veramente... Attenzione, orribile. Umano. Capo dei ricognitori ci parliamo dopo. Un meccanico. Non toccare niente. Qui ci sta il laboratorio medico. Ah, io volevo andare di qua in realtà, ma ok. Ti sembra che io abbia il tempo per chiacchierare? Ho del lavoro da fare. Quegli idioti mi hanno riportato questo Tomka da uno scontro, privo di collettore di combustione. Dicono che è stato colpito in battaglia. Dimmi, come pensano che possa funzionare un Tomka senza il collettore di combustione? Bella domanda! Dove te lo trovo? Sai dove potrei trovare un collettore di combustione? Sì, posso farne uno io. Dammi 3 giorni e un barile di Rinkol. Probabilmente quello che hanno perso è ancora lì sul campo. È troppo chiedergli di recuperarlo e riportarlo indietro. Ok. Non avevo mai visto un meccanico Krogan prima d'ora. Ma come? Credevi che rapissimo i Quarian e facessimo fare a loro il lavoro sporco? Avrebbe avuto senso. No, non lo facciamo più. Non lo facciamo più, quindi lo facevano, ok. Sto andando sul campo. Se vedrò un collettore di combustione, lo riporterò. Non stavo andando sul campo, ma ok. In caso mi risparmieresti parecchio lavoro. Potresti perfino mettermi di buon umore. Ok. Ti lascerò in pace. Sarebbe un bel favore. Sì, ti lascerò lavorare senza un collettore, per cui potrei fare ben poco. C'è altra gente. Chi sei? Sono Fortak, alto ricercatore di materie scientifiche del clan Urdnot. E non ho tempo per rispondere alle tue sciocche domande. Ma sarà molto rapido. Non richiederò molto del tuo prezioso tempo. Il mio lavoro è molto importante, umano. Non mi chiamo alieno. Certamente. Sono solo curioso. Ho sentito parlare molto del genio della scienza Krogan. Come siamo ruffiani. Ah, finalmente qualcuno che capisce. Giuro che sono circondato da Pyjack qui, a sgobbare tra selvaggi. Sono un alto ricercatore io. Ok, che stai studiando? Devi lavorare a qualcosa di importante. Stavo progettando il più grosso e pericoloso pezzo di artiglieria di sempre, da frantumare il terreno.
ma il nuovo capoclan spreca il mio tempo con ricerche frivole. Genetica dei raccolti, migliorie mediche. Possiamo comprare quella robaccia dai Salarian. Beh, sarebbe meglio saperle Salarian fare. Salarian hanno creato genofagia. Ancora vi affidate a loro per medicine e agricoltura? Mordin. Sì. Che altro possono farci ormai i Salarian? Non possono certo renderci più sterili di così. Credo che possano. Oh, aspetta. Dimentica ciò che ho detto. Ok. Immagino che tu sia uno scienziato. Un tempo ero uno scienziato. Progettavo armi. Ora il mio genio è sprecato in cose frivole. Cose che non esplodono. Il mio predecessore disse che nessuno avrebbe capito il vero valore del mio lavoro. Mentre estraevo la mia lama dal suo petto, capì che diceva il vero. Direi che è un vero Krogan. Non mi sembra esattamente un valido metodo di valutazione scientifica. Non mi importa come lo chiami. Noi stimiamo molto la volontà di utilizzare ciò che creiamo, e non solo la capacità di crearlo. Non consideriamo un successo finché il suolo non trema in risposta. Grazie di aver condiviso tutto questo con noi. Perché gli ho dato un... Perché? Mi è venuto spontaneo dargli un pugno, ma... Oddio. Oddio, quanti... Danni. 60, 90, siamo a 150... Oddio, 210, 270, quindi 300, quindi in totale sono 420.000 crediti ci servono per comprare quello che ci serve. Guarda quanti danni qui, oddio. Perché ho dato un pugno a quella scimmia? Questa è la domanda. Che cosa ci aveva fatto di male? Povera, non se lo meritava per niente. Krogan sono stati colpiti da genofagia, attacchi nucleari e guerre civili. Tuttavia, sopravvivono. Già, non grazie a voi o a nessun altro. Adattamento alla vita è impressionante. Continuare nonostante le circostanze. Ispiratore. Quindi aspettate un attimo, questo era un altro mercante ancora. Oddio, quanti soldi mi serviranno. Non sarò mai abbastanza ricco per avere tutto quello che voglio avere. Se non finissero in ogni cratere. Dio, questa è la maledizione della mia vita. Videoludica e nonna.